Eccoci qua di nuovo ritornati con il nostro canale Saper Fare, quindi vi invito sempre a iscrivervi e poi anche a fare clic sulla campanellina per essere aggiornati dei nostri video. Continuiamo a parlare della nostra telecamera, la telecamera cinese, che praticamente, ripeto, è un'ottima telecamera al prezzo di 25 euro, almeno io l'ho acquistata a 25 euro. Devo dire che mi ha dato tantissime soddisfazioni, addirittura ne ho prese 10, quindi figuratevi. E però devo dire subito che qualcuno come me anche ha avuto dei problemi per entrare all'interno del software di configurazione della nostra telecamera. Allora, vi dico subito che non avete bisogno di entrarci attraverso Mozilla come browser, né praticamente attraverso Chrome, né altri browser, compreso anche Microsoft Edge. Per entrare dentro l'impostazione della telecamera, vi dico subito che dovete digitare ovviamente l'indirizzo della telecamera facendo una ricerca, magari installando il software Advanced IP Scanner, quindi capirete qual è l'indirizzo IP della vostra telecamera. E per entrare all'interno avete bisogno di Internet Explorer. Fate clic su Internet Explorer e andate a digitare ovviamente l'indirizzo che io so della mia telecamera, che è http://192.168.1.1. E la porta l'avevo impostata a 81, mentre per default, quando rimane a 80 la porta, non è necessario inserire il numero della porta. Come vedete, si sta per aprire il nostro browser di software all'interno della telecamera. Digitiamo la password che io avevo cambiato, ma di default è admin e quindi la password è vuota. Andiamo su avvia e come vedete in tempo reale adesso vedremo anche la telecamera. Ecco qua, come vedete siamo entrati direttamente dentro la telecamera e quindi utilizzate Internet Explorer perché sennò non riuscite a configurarla. Poi ovviamente per configurare la telecamera ci sono delle impostazioni molto semplici: andare su praticamente configura in remoto e poi vedere un po' tutte le varie impostazioni. Sul prossimo video vi dirò appunto come configurarla senza nessun tipo di problema. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao dal canale YouTube Saper Fare. Vi ricordo sempre, iscrivetevi e veniteci a trovare sempre. Ciao ciao!